La felicità ha una particolarità. Decida lei quando, decida lei dove. Decide di essere allergica alle spiegazioni, ma soprattutto decide di non dirtelo quando viene a sedersi vicino a te. Perché le cose belle spesso e volentieri arrivano in silenzio, senza farsi sentire, e se ne stanno buone buone nascoste da qualche parte del tuo cuore, in attesa che tu le possa capire. Voi vi ricordate cosa stavate facendo esattamente un anno fa? Io no. Forse pioveva, forse c'era il sole, forse avevo da fare, o forse ero come al solito preso e perso nel buio pesto dei miei pensieri. Una giornata come tante, insomma, passata a far quadrare i conti con quelle emozioni bastarde che ancora oggi puntuali vogliono costantemente farsi pagare. E non mi ricordo neanche cosa ho fatto il giorno dopo e quello dopo ancora e via dicendo. So solo che dalle 16:23 di un anno fa, 23 aprile 2015, nulla è stato lo stesso. Anche se me ne sono reso conto solo dopo, e sapete perché? Perché la felicità ha una particolarità. Decide lei quando, decide lei dove, decide di essere allergica alle spiegazioni. Spesso decide di non dirtelo quando viene a sedersi vicino a te, ma fortunatamente non riesce a stare sempre zitta. Ha bisogno di cantare, di urlare, di vivere. Sapete cos'è la felicità? La felicità è l'isola che c'è. Siamo noi che a volte non ci siamo. Troppo impegnati in voli inutili a cercare qualcosa